Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Restano in carcere per tentato omicidio le due donne accusate di aver dato fuoco a una 26enne a Catania durante una lite tra due famiglie. A Delia, nel Nisseno, il sindaco aggredito da un lavoratore precario armato di coltello che lo ha puntato alla gola. Emergenza siccità in Sicilia, due inchieste, una a Palermo e una a Messina, per conoscere lo stato delle risorse idriche nell'isola. Il presidente Schifani riunisce una cabina di regia. A Catania 6.000 candidati per 80 posti da vigile urbano alla Pala Catania di Corso Indipendenza, i primi esami, 45 minuti di tempo per le risposte. Luci al cimitero di Catania, dopo 3 anni e i nostri servizi denuncia, sono iniziati i lavori per riportare l'illuminazione nel settore delle colombaie. Calcio, Catania, Trapani e Messina al lavoro in vista delle sfide di domenica prossima, tegola per i rossazzurri per Sturaro, uno stop di circa 2 mesi. Ancora buonasera, in apertura la notizia di un incidente mortale. Giuseppe Iudicello, 44 anni, è morto in uno scontro sulla strada provinciale 176 tra Pettineo e Castel di Lucio nel Messinese. Il motociclista era in sella alla sua Ducati in contrada Ogliastro, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un trattore, il 44enne è morto sul colpo, a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 ai quali non è rimasto che riconoscere e constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pettineo per i rilievi. L'uomo, originario di Castel di Lucio, dove lavorava in una farmacia, faceva anche parte del Ducati Club di Palermo e poco tempo fa, insieme agli altri suoi amici di sella, ha partecipato al Ducati Week 2024 a Misano. E adesso ci occupiamo della cronaca a Catania. Restano in carcere le due donne accusate di aver cosparso di benzina e dato alle fiamme una giovane di 26 anni. Il gesto al culmine di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso da due minorenni. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Hanno agito con crudeltà, spregiudicatezza e premeditazione. Lo scrive nell'ordinanza Simona Ragazzi, la GIP del Tribunale di Catania, che ha convalidato il fermo. Restano in carcere Agata Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari, le due donne, entrambe di 42 anni, indagate per tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi. Vittima una ragazza di 26 anni, Giusy Scalogna, già moglie di Matteo Mazzei, figlio del boss dell'omonimo clan, Sebastiano Nuccio Mazzei, che si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania, con ustioni al volto, al collo, al torace e a un braccio. Una discussione di gelosia tra ragazzine, parenti delle due indagate, sfociate in una lite familiare con una ventina di donne coinvolte, dall'esito tragico in via Luigi Capuana. Una delle donne avrebbe lanciato della benzina all'indirizzo delle donne dell'altra famiglia, ricostruisce la GIP. La stessa o un'altra persona avrebbe poi lanciato un accendino appiccando il fuoco che ha provocato le gravi ustioni a Giusy Scalogna e bruciature anche alla madre di lei, Giusy D'Arrigo, che ha cercato di spegnere le fiamme che avvolgevano la figlia. La Cassazione ha rinviato al 30 ottobre la sentenza del processo nei confronti dell'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. In appello era stato condannato a 8 anni. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Sono con lui sotto processo l'ex poliziotto Diego Di Simone, poi capo della security di Confindustria, condannato a 5 anni, e il sostituto commissario Marco De Angelis, condannato a 3 anni e 3 mesi. Per tutti la Procura Generale della Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi. È tornato al lavoro, cambiamo argomento, a Delia nel Nisseno il sindaco Bancheri, il giorno dopo essere stato aggredito da un lavoratore precario armato di coltello. Dice in questa intervista a Geritalia: siamo i parafulmine della disperazione. Il servizio.
Nonostante la grande paura vissuta, si è recato come ogni mattina in comune per proseguire con i suoi impegni istituzionali, ma oggi Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia, è arrivato in ufficio con ancora i segni dell'aggressione di cui è stato vittima ieri, proprio a Palazzo di Città. Erano passate da poco le 11 quando un 55enne ex lavoratore del reddito minimo di inserimento, con qualche problema psicologico, gli ha puntato un lungo coltello alla gola, dopo essersi lamentato di non aver ancora ricevuto il bonus spesa dell'INPS. Una dipendente che era presente alla scena è fuggita via, mentre il primo cittadino è riuscito a reagire. Dopo una breve colluttazione ha disarmato l'aggressore, ma è rimasto ferito da un fendente a un dito. Attimi di tensione che Bancheri racconta così. Pensavo che come sta capitando proprio a me. Pensavo proprio questo, sta capitando proprio a me. Però ringraziando Dio ho avuto la reattività mentale di riuscire a togliere il coltello dalla gola e girare il braccio dell'aggressore cercando di disarmarlo. Sono stati attimi proprio, però avendolo puntato qui poteva benissimo verificarsi il peggio. Dopo il grande spavento di ieri, Bancheri denuncia la crescente pressione sui sindaci, spesso bersaglio della rabbia sociale. E quanto non c'è un problema irrisolvibile, anche le TV a livello nazionale, così come, ripeto, le istituzioni a livello nazionale e regionale, scaricano sui sindaci. Scaricando sui sindaci, soprattutto nella gente con poca istruzione, si ingenera l'idea che il sindaco può tutto e se non lo fa è colpa del sindaco. Il primo cittadino di Delia però va avanti e oggi è tornato alla sua scrivania. Non mi posso fare fermare da uno squilibrato che ha fatto questo gesto. Io vedo la stragrande maggioranza della cittadinanza, delle persone anche fuori Delia che mi vogliono bene, che apprezzano il mio lavoro, quindi oggi con ancora più forza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà l'aggressore. Anche le procure della Repubblica, dei tribunali siciliani adesso si interessano alla crisi idrica, indagini ad Enna e a Palermo, al momento solo conoscitive, e intanto le piogge di settembre non sono state utili a mitigare l'emergenza e il presidente Schifani ha convocato una nuova cabina di regia, il servizio di Maglio Viola. Anche le procure della Repubblica si interessano adesso alla crisi idrica. Documenti sono stati acquisiti nelle sedi dei principali acquedotti dell'isola. Attualmente sono due le inchieste aperte, una solo conoscitiva a Palermo, un'altra che è già un po' più avanti ad Enna. Intanto le piogge di settembre non aiutano a risolvere la crisi idrica. Lo dice il SIAS, il sistema di rilevazione delle precipitazioni nell'isola. L'instabilità settembrina ha portato piogge diversificate che non hanno dato benefici alle dighe e ai centri di raccolta. Solo in un caso, il 9 settembre, la pioggia ha interessato l'intera regione garantendo un piccolo apporto d'acqua alle dighe. La crisi idrica dunque permane e rischia di aggravarsi, per questo il presidente della regione Renato Schifani ha convocato e presieduto a Palazzo d'Orleans un vertice sulla siccità al quale hanno partecipato gli assessori regionali all'energia Roberto Di Mauro e all'agricoltura Salvatore Barbagallo, oltre ai dirigenti generali del Dipartimento della Protezione Civile Salvo Cocina e di tutti i dipartimenti e autorità interessate. Nel corso del vertice è emerso che attualmente negli invasi siciliani ci sono circa 60 milioni di metri cubi di acqua disponibili rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. In una riunione della cabina di regia ho indicato un percorso. Emergenze sì, ma possibilmente che siano emergenze che facciano parte di un piano infrastrutturale a medio-lungo tempo. Non soltanto tappare i buchi, ma fare in modo che quelle soluzioni facciano parte di un progetto di messa in sicurezza del sistema idrico. Ad essere colpite sono soprattutto le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dove crescono tensioni e proteste. Nel catanese siracusano e ragusano la crisi riguarda soprattutto colture e campagna, mentre a Palermo parte fra una settimana esatta il razionamento dell'acqua nelle case. A Palermo oltre 600 candidati per essere assunti dalla WeBuild, il colosso edile che si occuperà anche della costruzione del ponte sullo stretto. Tutti in fila dalle prime ore del mattino, giovani e meno giovani, ma soprattutto tantissimi disoccupati. Marco Ulla. C'è gente che arriva da Caltanissetta, da Catania e anche da Agrigento, tutti in fila per un posto di lavoro. Palermo, assessorato al territorio, iniziano oggi le selezioni della WeBuild alla ricerca di lavoratori per i propri cantieri. Clip che sono una fotografia di una disoccupazione che in Sicilia cresce. Le aspettative sono quelle di avere una sicurezza sul lavoro che ci consenta un futuro molto più agiato, visto che veniamo da essere un po' non avere un po' quello che dovremmo avere con l'edilizia, avere i propri diritti, avere
avere uno stipendio sicuro, avere delle paghe buone. Il lavoro è, sono oggi qua sperando di trovare la sicurezza per vivere e mantenere la nostra famiglia, perché se no siamo costretti a partire, andare in altri posti. Io ad esempio ho 54 anni. Lei lavora in questo momento? Per il momento sono inoccupato, cioè disoccupato, lavoravo per un'azienda, come per situazioni. Quindi questo è il posto della vita? Sì, anche perché a 54 anni mi consentirebbe, se si riuscisse ad entrare in questa azienda, di arrivare praticamente a un'età pensionistica. Giovani e meno giovani, la speranza di poter trovare un lavoro nella WeBuild grazie anche all'apporto della Regione Sicilia. Lei da quanto è disoccupato? Da sempre. Non ha mai trovato lavoro negli ultimi anni in Sicilia? No, perché io non voglio lavorare, perché non si trova lavoro. E a proposito di lavoro, a Catania sono cominciati gli esami per 80 posti da vigile urbano, 6.000 i candidati. Abbiamo sentito l'umore degli aspiranti poliziotti municipali con Tonino De Mana. 6.000 candidati per 80 posti di vigile urbano, contratto di 30 ore a tempo indeterminato, un'occasione ghiotta e da prendere al volo in una città, Catania, che certo non brilla alla voce occupazione. Due giorni di sessioni e sogni in un concorso in cui non ambisce il sindaco Trantino, ma che, indirettamente, non vede l'ora di veder potenziato l'organico della Polizia Municipale. Appuntamento al Pala Catania di Corso Indipendenza, dove dietro ai cancelli si ripongono le speranze di una vita migliore. Sostanzialmente sono abbastanza tranquillo. Fino a poco fa, prima di scendere dalla macchina, ho fatto qualche quiz. Hai visto una macchina della Polizia Municipale e l'hai guardata, cosa hai pensato? Mi immaginavo all'interno della macchina io, sinceramente. La tua ragazza è dentro, sta sostenendo l'esame, tu lo devi fare, quindi aspetti il cambio? Sì, andando l'ansia aumenta. È un'occasione per noi giovani, sia per il lavoro, che qui diciamo in Sicilia un po' scarseggia, vedi le poche aziende che ci sono, un'ambiscia, qualcosa un po' più di stabile. La mia ragazza sta facendo il concorso per Polizia Municipale. Cosa ne pensi di avere una vigilessa in casa? Magari, lo spero. Cioè... Dovrei stare più attento a non fare infrazioni. Questo a prescindere. Una mamma attende, trepidante e dall'inferriata. Cerca di cogliere ogni singolo movimento. 30 domande e 45 minuti di tempo per le risposte. Poi ecco l'uscita e le prime interviste a caldo. Ma com'è andata? Penso bene. Non mi posso lamentare, dai. Penso di essermi preparato bene. Chi vivrà vedrà, ecco. Le domande com'erano? Le domande erano fattibili, diciamo che se si studiava sul mini interno era fattibile. Spero che sia andato bene. Quanti anni c'ha? 60. E che speranza ha in questo concorso? Ma io lavoro, l'ho fatto così, anche per fare compagnia a mio figlio che ha 20 anni, quindi per questo. Ma se per caso suo figlio non prende il posto, perché lei prende il posto? Ma penso che mi massacra, spero di no. Per tutti, la speranza di salire su quest'auto, ovviamente, della Polizia Municipale. E allora in bocca al lupo a tutti i candidati. A Palermo invece al via il reddito alimentare, una nuova misura di sostegno per tante famiglie con gravi problemi economici. Il servizio. Con una povertà che cresce di anno in anno, a Palermo si sperimenta il reddito alimentare, una misura di sostegno per le famiglie che hanno notevoli problemi economici. Lo scopo principale è quello di ridurre gli sprechi alimentari e di dare sostegno a soggetti in condizioni di assoluta povertà. Questa misura ci consentirà di intervenire da un lato sugli sprechi alimentari, dall'altro di reimmetterli in un circuito virtuoso, facendo in modo che le persone che hanno bisogno vengano inviate a questo ente del terzo settore che è aggiudicatario in questa fase della misura, perché l'avviso resta aperto e quindi tutti sono nelle condizioni di partecipare. Mi riferisco al terzo settore, mi riferisco alla grande distribuzione alimentare, e dopodiché verrà attivata la misura di aiuto che prevederà anche la distribuzione del fresco. Ma in Sicilia aumentano anche le famiglie che fino a qualche anno fa godevano di una certa stabilità economica e che adesso, a causa anche dell'inflazione, si trovano in una fascia cosiddetta grigia. C'è una condizione che riguarda quella famosa classe media, quel ceto medio, se così si può definire, che ha bisogno che l'ente locale, le istituzioni, lo Stato intervenga a sostegno di alcuni strumenti. Penso all'affitto, penso al pagamento delle utenze, penso alle spese educative. Ed è per questo che da quando è stato aperto il Fondo Povertà Quota Servizi noi possiamo oggi anche aiutare le famiglie che non sono percettrici di ADI, ma che hanno una situazione di lavoro magari non bastevole o magari precaria.
E adesso ci spostiamo al cimitero di Catania. Dopo 3 anni e tanti nostri servizi denuncia, sono finalmente iniziati i lavori per riportare alla luce nel settore delle colombaie in corso di montaggio, speciali gabbie per evitare i furti delle apparecchiature. Servizio. L'intervento dovrebbe finire tra circa 15 giorni, quindi dovremmo essere nei tempi in modo tale da dare questo segnale, questo regalo alle famiglie prima della commemorazione. 3 anni senza luce, colpa dei cosiddetti predatori di metalli, capaci di violare il cimitero e spogliarlo di ogni cosa, dai cavi ai portavasi, passando per i fiori. La gabbia che vedete servirà a mettere in sicurezza l'impianto elettrico grazie all'impegno dell'assessore comunale al cimitero Petralia, che per primo, dopo i nostri servizi denuncia, si è battuto per riportare la luce nell'ala delle cosiddette colombaie, apparecchiature che attendono di essere installate, prima però... Stiamo realizzando delle gabbie in ferro in modo tale da evitare che questi impianti vengano nuovamente messi appunto in difficoltà dagli incivili, vengono nuovamente manomessi. Mettendolo per iscritto, ho chiesto alla polizia locale di incrementare i controlli all'interno del cimitero, spero anche nel buon senso, nella collaborazione dei cittadini. In attesa di stanare incivili e balordi che a volte agiscono per raggranellare pochi euro, sono stati ultimati i lavori sulla rete idrica all'interno del Camposanto. Numerose le perdite contrate che hanno portato al rifacimento di interi tratti di condutture. Altri interventi sono previsti dopo la commemorazione dei defunti. A Messina ha firmato un protocollo pilota per garantire la legalità nei cantieri pubblici, il tutto attraverso una piattaforma tecnologica innovativa. Ci racconta tutto Francesco Triolo. È il primo protocollo del genere in Sicilia che diventa un progetto pilota per il resto d'Italia. Voluto fortemente dal procuratore capo Antonio D'Amato, il protocollo d'intesa per la condivisione dei documenti sugli appalti pubblici è stato firmato questa mattina in prefettura anche dalla presidente del tribunale Olga Tarsia, dalla prefetta Cosima Di Stani, dal sindaco di Messina Federico Basile e dal presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. L'obiettivo è quello di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti grazie ad una innovativa tecnologia, ad una piattaforma telematica messa a disposizione da Union Camere, che sarà implementata dalle stazioni appaltanti e dalle imprese aggiudicatarie dei bandi superiori a 50.000 euro. Questo agevola poi il lavoro delle forze di polizia, degli ispettorati, della stessa prefettura nel monitorare l'andamento degli appalti e nel poter anche assicurare in chiave prevenzionale che non ci siano ovviamente infiltrazioni. Si potrà conoscere così in tempo reale l'esatta conformazione di ciascun cantiere, i nomi degli operai impiegati, la tipologia dei mezzi, le fatture di stato d'avanzamento lavori, un modo per lavorare anche sulla sicurezza. Sì. Qualche irregolarità viene riscontrata tra quanto segnalato e quanto registrato poi sul cantiere, comportando delle penali, se non addirittura la revoca dell'appalto, possa finalmente preservare le imprese, e soprattutto questo è uno strumento di prevenzione perché mette le imprese al riparo. Una funzione di prevenzione che tutela il sistema economico territoriale è stato sottolineato con un controllo preventivo che coinvolgerà il gruppo interforze antimafia e la procura, un protocollo di base su cui costruire poi quello per la realizzazione del ponte sullo stretto quando partiranno i cantieri. Passa anche da Catania l'iniziativa Ottobre Rosa, la carovana di Come in Italia, che prevede visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali gratuite in collaborazione con l'azienda sanitaria e il Ministero della Salute. Servizio di Simona Mazzone. A ottobre, mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la parola prevenzione assume un significato ancora più incisivo. Ed è passata anche da Catania la carovana di Come in Italia, con visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali, in collaborazione con ASP e Ministero e con lo slogan «La prevenzione è il nostro capolavoro». Per la donna in particolar modo il tumore del seno è la prima patologia per morte. Una donna su 9 si ammala nella propria vita di tumore del seno e quindi è importante fare prevenzione. Come si fa la prevenzione? Con l'autopalpazione e facendo le visite. Diffondere la prevenzione soprattutto dove ancora i numeri non sono incoraggianti. Siamo attorno al 30%, che è un valore molto basso secondo noi, e difatti si attiva sempre più per giornate come queste. Per me sono fondamentali perché spero che le persone capiscano l'importanza di sottoporsi alle giuste indagini. Dalla Sicilia al resto d'Italia per diffondere la cultura della prevenzione.
popolazione da sud a nord, coinvolgendo 36 città, per offrire gratuitamente visite ed esami diagnostici. Questa carovana che parte da Catania, che parte dalla nostra terra, con la presenza dell'ASP a testimoniare l'importanza della prevenzione, lo facciamo in tutti i modi, sia in modo diretto con delle iniziative direttamente dell'ASP, ma anche in coinvolgimento con tutti questi che sono i nostri partner di volontariato. Le unità mobili fanno tappa al Castello Ursino fino ad oggi. Domani si sposteranno nel quartiere Zia Lisa all'Istituto Comprensivo Rita Adria e sono state allestite in contemporanea anche a Palermo in Piazza Verdi. A Ragusa aperte le celebrazioni del giubileo straordinario nella diocesi, pensate, più giovane della Sicilia. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Era il 1955, quando grazie alla bolla Quamquam Est, la diocesi di Ragusa, inizialmente suffragania dell'arcidiocesi di Siracusa, divenne pienamente autonoma, nominando Monsignor Pennisi come primo vescovo. 75 anni dopo, con una storia ricca di testimonianze di santità, come Suor Maria Schininà e Madre Candida dell'Eucarestia, si aprono ufficialmente le celebrazioni del giubileo straordinario per festeggiare l'anniversario dall'istituzione. È la diocesi più giovane della Sicilia. E tuttavia i percorsi che sono stati attivati, i vescovi, i sacerdoti, ma anche i fedeli che hanno tracciato i solchi di questa chiesa locale, hanno seminato delle realtà, delle caratteristiche, delle speranze delle quali oggi noi raccogliamo i frutti. Attenzione a povertà e immigrazione, a conservazione e recupero beni culturali e artistici. In questi anni la diocesi ha intercettato e risolto in anticipo le esigenze del territorio, dando risposte concrete, come la creazione di comunità incontro, centri di accoglienza profughi, case per donne e bambini vittime di violenza e ancora la creazione di cooperative per offrire lavoro ai giovani, la realizzazione di scuole materne per aiutare le realtà emarginate che vivono nella fascia trasformata e altro ancora per aiutare a costruire un futuro migliore a chi ha bisogno. È una storia di vita, è una storia di chiesa che oggi noi vogliamo raccogliere e continuare a percorrere. Oggi, giorno dedicato agli angeli custodi, è anche la festa nazionale dei nonni custodi, anch'essi di tradizioni, narratori di storie familiari e dispensatori di quella saggezza che solo l'esperienza di vita può donare. Allora, il servizio è curato da Desi. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò. Insostituibili babysitter hanno un ruolo fondamentale nelle famiglie, dotati di un amore incondizionato, sanno essere speciali come nessuno. E se una volta sono stati genitori un po' severi, si sa, con i nipoti è tutta un'altra storia. I nipoti sono una cosa particolare. L'amore per i nipoti non è quello per i figli, si sente qualcosa di diverso in più. Non dico che meglio dei figli, perché con i figli tempo non ce n'avevamo quando sono cresciuti. Una roccia nella vita delle famiglie. I loro occhi sono ricchi di storie, i loro sorrisi sono sempre un conforto. In un'epoca in cui la società cambia rapidamente, rappresentano un punto fermo, un legame con le nostre origini e una fonte inesauribile di affetto e sostegno. Custodi di tradizioni, narratori di storie familiari e dispensatori di quella saggezza che solo l'esperienza può donare. E per chi non ha più la fortuna di averle ancora presenti nelle loro vite, il loro amore non si esaurisce, è grande e non ha confini. Auguri a tutti i nonni. Vi voglio bene. Bacio. Tanti baci. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò. Allora, tanti auguri a tutti i nonni siciliani. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di calcio. Prosegue la preparazione delle tre siciliane di Serie C in vista degli impegni dell'ottava giornata di campionato. Vediamo la situazione in casa Catania, Trapani e Messina con Francesco Triolo. La tegola piombata ieri con il report medico sulle condizioni di Stefano Sturaro, infortunatosi a metà del primo tempo della partita casalinga con il Cerignola, toglie un altro pezzo a Mimmo Toscano. La distrazione in secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro mette fuori uso il giocatore per almeno 2 mesi ed è un peccato considerato il buon avvio di stagione del centrocampista. E proprio in mezzo al campo adesso si accende l'emergenza, considerato che Toscano si ritrova a corto di uomini, anche perché arriva dopo l'infortunio anche di Ditacchio. La
La speranza in vista della prossima trasferta contro la Casertana è quella di recuperare almeno De Rose. L'ex del Cesena è fermo da qualche settimana per un guaio muscolare e lo staff medico sta cercando di rimetterlo in condizione di essere almeno convocato per la gara di domenica. Poi toccherà a Toscano decidere se impiegarlo oppure se non rischiarlo e rinviare il suo rientro alla prossima partita in casa contro l'Altamura. Il Trapani, appaiato in classifica al Catania, si gode il momento positivo dopo il poker di gol rifilato alla Turris. La squadra di Aronica sta bene, adesso l'obiettivo è quello di fare il risultato anche a Sorrento contro un'altra delle quattro squadre che si ritrovano a 12 punti, così da arrivare nel miglior modo possibile al derby di venerdì 11 contro il Messina. Messina, che incassata la sconfitta a Picerno, vuole mettere da parte gli elogi, meglio i punti, anche se l'avversario di domenica si chiama Benevento, capolista del girone allenato dall'ex Auteri. I giallorossi ieri si sono allenati nell'antistadio, non certo il modo migliore per iniziare la settimana. Modica non avrà a disposizione sicuramente Salvo, il terzino è stato operato per la riduzione della frattura del setto nasale, rimediata a Picerno. E prima di chiudere una notizia che riguarda sempre la Serie C, nel giorno del suo 54esimo compleanno Matteo Marani è stato rieletto alla presidenza della Serie C per i prossimi 4 anni, in carica da febbraio 2023. Il giornalista e dirigente bolognese, presidente della Fondazione Museo del Calcio, si presentava all'elezione da candidato unico ed è stato votato per acclamazione. L'assemblea straordinaria elettiva della Lega Italiana Calcio Professionisti, che si è svolta nella sede della Lega Pro a Firenze, ha rinnovato la fiducia anche al vicepresidente vicario Gianfranco Zola e al vicepresidente Giovanni Spezzaferri. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.